Signori, benvenuti in una nuova puntata della Ragna Mozzei. Raga, nella scorsa puntata abbiamo finito per davvero, per l'ultima volta andremo ad utilizzare quel cacchio di altare di merda. Cioè questo altare qua, l'abbiamo utilizzato per l'ultima volta e abbiamo ottenuto ovviamente tutto quello che dovevamo ottenere, in modo che avessimo il Dark Celestial in grado di autocraftarmi la maggior parte degli oggetti della Last Sorcery, non tutti, perché alcuni vogliono le costellazioni e quelli con le costellazioni purtroppo diciamo che sono un po' particolari. Tra l'altro noi abbiamo messo il cristallo di là, però mi sta venendo in mente che effettivamente posso fare una cosa del genere, no? Tipo andare a prendere dei blocchettini, andare a mettere il cristallo qua, togliere questo e andare a linkare con linking tool, così. Poi ovviamente tutti gli altri cristalli, raga, bisogna toglierli, perché sennò vanno in conflitto. Vedete, quando fanno questi fulmini qua sono troppo vicini. In realtà si possono utilizzare più di un cristallo. Per esempio questo non mi dà fastidio, questo cristallo qua. Però effettivamente, ragazzi, togliamo tutti i cristalli. Qua faccio un po' di piazza pulita e iniziamo con la puntatozza. Vabbè, raga, ci metto due secondi. Ok, molto più pulito. Poi ovviamente sicuramente andrò ad abbellire, no? Perché comunque voglio fare un po' di farmare un bel po' più di Starlight con l'acqua marina. Poi vediamo come fare. Adesso, raga, è troppo presto. Cioè non mi interessa neanche fare una cosa del genere adesso. Allora, ragazzi, il nostro obiettivo oggi è quello di andare ovviamente a fare. Abbiamo perso, in realtà, raga, è una quest line che a me interessava poco e niente, ovvero la VUT. Allora, raga, se vedo che la VUT risulta facile, o comunque riusciamo a finirla nel giro di 20 minuti, finiamo anche le quest della Psy, perché comunque, raga, ripeto, cioè, voglio dire, non ci serve chissà che cosa per andare a craftare tutte queste cose, anzi solo diciamo andare. Ma questo perché non me l'hai sbloccato, scusa? Da cosa dipendi? Ah, ok, vabbè, raga, tutta roba comunque, vabbè. Wood, quindi wood. Facciamo così. Ok, non so cosa devo craftare per prima, perché andiamo in ordine, ragazzi, no? Qua rischiamo di perderci. Allora, innanzitutto lo Stygian Anvil, quindi questo dovrebbe essere abbastanza fattibile. Stygian, ah, ce l'avevo già. Ok, Hammer. Ok, avevo entrambi già. Io, per non sbagliare, dato che comunque effettivamente potrebbe essere una rottura di coriandoli, sbagliare. Perché qua manca. Ma qua c'è fuori. Ah, no, lo lasciamo là. Questa roba effettivamente la possiamo anche eliminare del tutto, perché tanto non ci serve più. Era la farm che stavo utilizzando. Stai fermo. Ecco qua. Era la farm che stavo utilizzando per fare il come che si chiama? Il glicerolo. Che poi ovviamente abbiamo, una volta sbloccata la, come si dice, la progetta, è risultato abbastanza superfluo, diciamo, inutile, anzi, andare a fare tutte queste cose. Però vabbè, raga, almeno uno lo dovevamo fare, quindi per forza di cose doveva funzionare così. Perfetto, allora andiamo a buttare dentro ovviamente le cose che non ci servono. Bim bim bim. Andiamo ovviamente a eliminare tutti i vari liquidi. Hoppela. Hoppela. Cavetto della meccanism tattico. Bim. Ok. Ok, ritappiamo tutti i buchi, ragazzi. Qui andiamo a fare ovviamente la progetta. La boot. Se sbaglio era Tyrian, no, era Factory Block, può essere, sì. Ecco qua, perfetto, quindi bam, mettimelo lì, cazzo devo dire, così, così e così. Ah, molto bene, molto bene.
Allora, lo Stygian Anvil, se non mi ricordo male, voleva per l'appunto il Magma Block al di sotto, stavo dicendo, sotto il, come si dice, sotto l'Anvil. Quindi facciamo così, Magma Block, Stygian Anvil, perfetto, molto bene. Allora, per fare le plate, minchia raga, questa era una cosa allucinante, non si capiva cosa dovevo fare. Allora, Obsidian, allora, innanzitutto ci serve l'Obsidian, abbiamo capito che ci servono tre pezzi di ossidiana, una stone slab, un nether quartz e infine allora plate no e infine la gunpowder. Ok, quindi facciamo così, perfetto. Allora, se non sbaglio, un oggetto, allora questo, ok, basic item, ecco, non è proprio così, questo e poi così. Ah, così facile, così, 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 così. Allora, evidentemente l'hanno migliorata questa cosa, cioè hanno fatto in modo che ovviamente non ci sbamballassimo troppo. Intern, l'intern è usato per piazzare automaticamente i blocchi per costruire la tua cosa multiblocco, ok? Facciamo, che poi me lo ricordavo sto nome effettivamente, però è passato tanto tempo da quando ho usato la VUT che effettivamente facciamo così, lo facciamo imparare, così almeno ce l'abbiamo sempre e comunque a portata di mano. Oh cappola, ce l'ha uno Stygian Iron che non ci serve, le U si dice le U. E lo facciamo anche imparare alla Projected Practicus ex Magister Zelator, vaffanculo, levati dal cazzo. No, in realtà raga no, non saprei proprio da dove iniziare. Allora, Mob Controller vuole il Prisma, la Mob Shard e il Mob Controller. Il Mob Controller è il blocco che registra quale mob vuoi farmare. Per fare ciò è bisogno di craftare una Mob Shard. Punch the desired mob with it and then kill 5 of them to get the registered mob shard with it, so you can now craft a mob controller on the Stygian Anvil. Ok, allora prima di tutto, che cazzo è questo? Non ho la più pallida idea di che cosa sia quella cosa. Spero non sia un blocco. No, ce lo fa fare subito. Machine casing. Sti gazzi, ha fatto l'automazione così, molto interessante, perché non si sa, però facciamo così. Poi era il plate die. Ok, allora andiamo a fare proprio il crafting, così almeno ce lo leviamo dalle palle. Ah, però lì nel metal press, ragazzi, c'ho un altro coso di là, non so se mi possa servire di nuovo, però facciamo un altro metal press. Quindi engineering block, se sbaglio voleva un Eevee, un redstone engineering block anche. Dai Cicco, bravo, uno, crafty 28 pistone. Poi conveyor belt 2. Poi cos'è che mi serviva? I steel scaffolding. Steel scaffolding, due di questi. Molto bene, dovremmo avere tutto. Vediamo se mi ricordo ancora come si fa questo crafting qua. Ma in realtà, più che autocrafting con la cosa, con la refined, posso tranquillamente buttarci tipo un sacco di quei lingotti, tanto hanno un valore di MC, quindi non ce ne può fregare di meno. Pistone di qua, invenzione di qua, però ovviamente il pistone lo devi mettere al contrario. Molto bene, conveyor belt. Ora noi andiamo a mettere una bella cestolina
di qua, e una ovviamente anche di là, ma oppure il drawer, facciamo il drawer, giusto che ce li abbiamo, quindi facciamo così. Poi mi serve la chiave, ok. Facciamo così. E poi... ma non è che ci fosse... Allora, vediamo un po'. Drawer. Mi sa che c'era un upgrade, no? Che ci permetteva di... O mi sbaglio? No, no, mi sbaglio. Vabbè, hopper. No, no, meglio un pipe. Datta retta a me. Datta retta a zio Matt, datta retta. Allora, facciamo così. Mettiamo un ottimo coso di così. Coso di così. Il mio italiano veramente perfetto. Ovviamente ci serve ammerare. Con l'engine summer tutto ciò, quindi nel pistone dovrebbe essere ok. Qua solo perché allora steel, vediamo se c'è un potrei utilizzare questo. Effettivamente l'engine di core era molto carina come mod. Ok, metal bar hanno un valore DMC, questa cosa è veramente bellissima. Questa magari mi viene voglia di davvero di costruire con la Engineers. Anche questo c'è un valore DMC. Madonna, queste sono le belle cose, capito? Quando Minecraft è fatto bene. Allora, andiamo a fare così. E poi... Ah. Tutto un casino per fare questo. Vabbè, sti cazzi, raga, sti cazzi. Ovviamente c'è anche un po' di... Mi devo anche un po' divertire, dai. Stygian Iron Ingot. No, non mi servono 64 di questi lingotti. Poi, Flux. E infine... Questo. Ah. Madonna, raga, che lentezza. Che lentezza, maremma. Maremma. Facciamo così. Non ha un valore di MC la plate. Beh, cioè, se no sarebbe stato troppo easy. Bim. Togliamo pure tutte le plate. Allora, quindi cosa dovevamo fare? Dovevamo fare l'injection press. Injection press, sto coso, cioè non chiedetemi cosa serva. Abbiamo tutto, incredibile. Injection press ci dà una cosa, quella, esatto, la plate. Fluid vat enchanted leader. Fluid vat è usato per creare il cone. Che cazzo serve il Conatus? Creative Conatus? Sì, però vuoi questa. No, raga, cioè, per un attimo ho pensato che mi stesse dicendo, ma... Scusa un attimo, ma la butto lì. Ma non è che per caso riusciamo... ma è il Dirty Netherite Scrap? Ah, ok, col Crusher. Non è che per caso riusciamo a fare la Creative Fluid Tank. Non mi serve, raga, non è urgente, però... Però, pompero, però, sai com'è? Allora, diamogli un'occhiata. Creative Tank. Ecco qua. Facciamo, la mettiamo di là. Ovviamente... Mi serve una crafting table di queste ultimate, ma non è che ne ho una appoggiata. Eccola qua, perfetto, molto bene. Allora andiamo a vedere il primo liquido, magma cream, magma cream. Come si fa il magma cream? Magma cream si ottiene smeltando per l'appunto
il magma cream all'interno dello smeltere. Allora andiamo a vedere della tinker cosa ci è rimasto, perché effettivamente, allora, col melter dovremmo riuscire a fare tutto ciò. Poi mi serve ovviamente il magma cream. Non so se posso direttamente utilizzare il magma cream block. Penso di sì. Infatti ce ne dà un blocco. Ok, perfetto. Bam. E poi barabam. Quindi facciamo un blocco solo. Grazie. Bam. Secchiello. Cioè, praticamente ho già ignorato la VUT, raga. Cioè, l'ho già praticamente ignorata tantissimo. Ok, magma cream fatto. Bucket of life. Ok, questo presumo di bucket. Di averlo, tra l'altro. Che culo. Almeno non dobbiamo sfrangiarci le balle. Signalum. Signalum. Il signalum magico. Allora, io prendo direttamente un blocco? Sì. Quanto ci metti? 3 ore e un quarto. No, no. Fa così. Ovviamente ci serviranno tipo 14 bucket, quindi direi di andare. Oppela. Perfetto. Signalum. Ecco, adesso il cioccolato è un po' stronzo perché si fa così con la create, però effettivamente a noi la create non è un problema, in quanto abbiamo il Creative Motor, quindi non dovrebbe essere un problema. Il problema è che vuole milk, cocoa beans e sugar. Quindi vuole un secchio di. Ok, andiamo a prendere, andiamo a fare tutto. Allora, chocolate. No, cacao si chiama, no? Ah, cocoa beans. Ok, no, per non sbagliare, sapete cosa vi dico? Ecco, sapete come. Allora, cocoa, ce ne serve un altro. Poi sugar. Mane mane para para papam. E poi un bacchettino di latte. Molto easy peasy, proprio facile facile da fare, raga, facile 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 facile. Ok, sì, ma qua non stiamo parlando del gruppo degli anni 70, qui stiamo parlando del gruppo di adesso. I Dream Theater, i Symphony X, i Planet X, gli Angra, hai capito? Grandi tecnici! Ma perché non mi prendi il secchio? Vorrei capire. No, mi va a incazzare. No, mi va a incazzare. Allora, facciamo una bella cosa. Brava. Ok, perfetto. Poi nel mixer, che deve essere itatto. Che brutta parola. Create. Allora, ci serve il burner. Eccolo qua. Poi ci serve il basin, quel coso lì che c'avevamo lì di fronte. Ma devo fare un altro. Beh, devo fare un altro. No, mi serve questo. Perché non puoi fare. Andesita a lui. Aspetta, 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 aspetta. Devi stare calmo tu! Che cazzo stai facendo? Andesite. Ah, Madonna santa, ma veramente, oh. Bam. E abbiamo il basin, perfetto. Poi riandiamo su create. Cioè, ma dimmi te se devo fare queste cose adesso. Andesite casing, c'hai un valore di DMC, voglio. Posso morire veramente felice. To. Ancora con sta cosa, ma tu vedi che sto prendendo l'andesite casing, no? È di Dorra. Ma cioè, a me cazzo di problemi. Facciamo così, e così abbiamo un bel po' di andesite casing. Abbiamo detto ci serviva il mixer, mi pare, no? Ok. Poi vuole il whisky over here. Our whisky over here.
We just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What have we found? Same old fears. Wish you were here. Ta-da-dum. Ok, quindi togliamo il magnete, ovviamente. No, non ho capito che cazzo è successo. Allora, però, onde evitare, facciamo così. Perfetto. Ma sì, cocoa beans. Ah, abbiamo il nostro secchiello di cioccolato liquido, fuso, cioè quello che volete. Che poi il secchiello freddo di... Vabbè che prendiamo i secchielli di metallo liquido, cioè non è che sia molto... Da quel lato lì non è che sia molto, diciamo... Cos'è questo? Bucket di napalm? Sapevo che c'era qualche liquido che sicuramente ci avrebbe rotto i coglioni. Vabbè, allora, questi liquidi un po' particolari, raga, li faremo magari tipo un po' più avanti, no? Cioè, quelli che riusciamo a fare un po'... Sirup, ecco qua. Fractionating still dal sap. Il sap come si ottiene? Devo far crescere un albero e fare l'arboreal extractor. Va bene. Arboreal extractor. Non so perché alcuni oggetti, boh, non so perché c'è questo problema particolare là, boh, vabbè. Vediamo se posso farlo direttamente qui. Tu immagino vuoi un fuel, credo. Ma vuole energia? Non ho tanto se volesse energia. No, non vuole energia. Ok, allora vuole solamente un albero vanilla. Però per quello, raga, non è voglia di far crescere alberi così qua nel mezzo della zona tecnologica. Allora, andiamo. Ma anche nella toilet potrebbe andare bene. Però andiamo nelle Lost Cities. Qua c'è un albero. Non ho capito. Qua? Ok, qua ti va bene. Acceleriamo perché tu, ovviamente, non avendo energia, non ci dai neanche quel tipo di problema lì. Allora, andiamo a prendere una bella tanchina. Cos'è questo? Ultimate Fluid Tank. Sì, esatto. Esatto. Quindi, ok, tu non puoi prendere e mandare via così normale, no? Deve essere stronzo, quindi effettivamente... Beh, mi è rotto il cazzo, sai, non vedo, cioè... Pipe. Mane mane para para pappa. Ok, raga, è passato un po' di tempo dalla fine della... cioè, di quella parte della registrazione. Io nel frattempo sono passata almeno tipo due live... se non mi ricordo male, dove abbiamo fatto praticamente, abbiamo ottenuto un bel paio di trofei. Abbiamo ottenuto il trofeo perché qua c'è della ragnatela. Io veramente, guarda, io non lo so perché si fa così. Veramente, io no. Abbiamo ottenuto il trofeo della Psy. Perché non ho, se non erro, abbiamo ottenuto anche il trofeo della Draconic. E infatti, ma scusa, ma scurza, ecco qua.
Abbiamo ottenuto il trofeo della Draconic, il trofeo di non so, Power Generation, cos'era che abbiamo fatto off camera? Eidolons, mi pare, e basta. Cioè, tre trofei comunque che ci servivano. Poi ci manca ovviamente il trofeo della Raz, il trofeo della Voot, il trofeo della Projeté. Ora, ovviamente, raga, io vi ho detto che off camera andrò a givarmi le cose per la mod dei ratti, perché sinceramente non me ne può fregare di meno di andare a farmare queste cose manualmente, cioè a craftare tutti gli oggetti della razza. No, non mi interessa, raga, perché veramente non mi interessa. Ci sono alcune cose che poi, tra l'altro, vuole tipo la specializzazione dei ratti, tipo una rottura di coriandoli allucinante. Tra l'altro, questo rat upgrade, no? Upgrades voleva proviamo anche ad andarci avanti, ma mi pare, cioè, mi pare molto difficile che... Ma perché io non le metto in autocrafting queste cose? Cioè, io me lo chiedo veramente con tutto il cuore, ma perché cazzo non le metto in auto... Allora, tanto devo mettere solo quello in autocrafting. Allora, rat upgrade, dicevo. Rat upgrade, God mod, vatela a pigliare nel culo. Rat upgrade, bla bla bla, questo coso qua. Rat upgrade, questo coso qua. Rat upgrade, questo coso de qua. Poi andiamo a vedere che cosa voleva altro. Il glistening melon, che si fa così. E il melone, che si fa... No, tu stai scherzando. Come... Allora, posso ottenere un glistening melon? Così ti mando tipo 14 copie della Glistening Melon solo per... Allora, facciamo così. Poi facciamo così. Ok, molto bene. Buttiamolo pure qui dentro. Facciamo così. Poi facciamo Rat Upgrades. E ci mancava... Allora, questa roba l'abbiamo fatta. Allora, il pano. Perché il pano non si può craftare nel metodo vanilla? Tu stai scherzando, me ne sono accorto adesso. Ne ne ne. Ne 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 ne. Non ha neanche un valore di MC, ma stiamo scherzando. No, ma tu sei serio? Dog. Vuole il wheat flour che si ottiene in questo modo? Allora, stiamo calmi, non saltiamo a conclusioni conclusive, diciamo, no? C'è il farm, ma secondo te devo mettere a farmare con i villager? Ma tu sei fuori di testa! L'alchemy table, sugar più wheat, più un apprentice. Allora, qua non c'è, non me ne può fregare di meno. Allora, cosa abbiamo da fare ancora? Questo. Poi abbiamo da fare questo. E dovremmo avere tutto quanto. Allora, proviamo a richiedere un rat upgrades. Questo qua. E ovviamente lui vuole 12 panini, ma è come se ti sbagli. È come se ti sbagli. Allora, wheat. Più la millstone, no? Dobbiamo andare tipo nella zona della create. Allora, create factory, grazie, molto molto gentile. Ah, in realtà possiamo ottenerlo direttamente. Allora, togliamo il magnete. Dov'è il magnete? Scusa, eccolo qua. Possiamo ottenerlo direttamente. Allora, se io tipo faccio una cosa di questo, cosa c'è qua? Dimension shard ore. Perché sei così stronzo? Vabbè, facciamo così. Ok, ma stanno girando al contrario. Aspetta un attimo. No, sapete, raga, che forse stanno girando al contrario. Vabbè, sti qua, non...
Non me ne può fregare di meno, veramente, cioè mi ha obbligato. Ah, poi arriveremo al piano di sopra, eh? Arriveremo anche a quello. Quindi, dog, che vuol dire impasto in inglese, facciamo segnamente. Ma seriamente devo fare una cosa del genere? Io non ho parole. Noi stai scherzando, vero? Stai veramente, cioè, voi state capendo il nervoso che ho io adesso nel corpo? No, perché se non lo state capendo, capivatelo. Dog, prendiamoci questi. Facciamo 64, bam. E quando c'è la combining, writing, no, la fornace in realtà ce l'ho di su. Ok, quindi adesso hai i tuoi panini di merda. Upgrade, rat. Non rat, upgrade. Ok, l'ha fatto? L'abbiamo fatto, perfetto. Ciao, addio. Ce ne dà la Nether Star che te la puoi infilare su per il... questo mi fa un attimo girare le palle perché dobbiamo fare questa cosa. Ah, tra l'altro, lasciamo perdere anche questi oggetti qua. Fa girare le scatole perché dobbiamo prendere il nostro ratto. Che non so che fine abbia fatto adesso. Questo. Sì, è lui. Che praticamente lui dovrebbe prendere gli oggetti da qua e lavorarli. Dove cazzo stiamo? Non ho capito. Non ho capito. Rat, come si chiama la staffa? Ratradius, non sei tu, ma sei... Dove sei? No, raga, dai, io non mi posso perdere le cose, però, eh. Allora, rat. Facciamo così. Vieni, Cicco. Allora, dove cazzo vai? Allora. Che cazzo mi stai seguendo? Steia. Comando. Oh. Ah, le sta prendendo il... Ok, vabbè. Meglio così. Meglio così. Allora, facciamo così. Ne abbiamo 5. Però in realtà mi sa che ne avevo depositato 9. E siamo a 14. Ce ne mancano altre due. Quindi una, la facciamo ora. Perfetto. Me ne mancano altre 9. Cioè, Ratto, io vorrei capire una cosa. Ma tu c'hai 32 base upgrade? No, adesso ne hai 64. Perché 64? Ok, molto bene. Io spero che tu questi fiori non me li richieda mai più. Blocco di vattela pigliando il culo. Ora, qua ne dobbiamo fare. Vabbè, uno ce l'abbiamo già. Cioè, nel senso. Allora, facciamo rat. Vediamo cosa ci manca per fare quella testa di cat. Questa cosa qua. Ci manca la School of Ratlantis, Arcane Technology. Ah, ratatelantatella. Ah, seleziamo il beacon. Ok. Ok. Vieni, 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 Cicco, vai. Trasformami questo. Ecco qua. Arcane Technology, grazie. Tra l'altro era una quest. Buttiamo dentro tutto quanto, anche tu.
Quindi abbiamo detto ci serve di nuovo andare al Raz. Cioè, raga, alla fine lo sto anche comprando. Alla fine sembra anche psicopatico. Perché prima vi dico una cosa e poi ve la cambio. Allora, facciamo così. Facciamo cosa? E facciamo Avatar of Ratlantis. Perfetto. Cosa c'è? Devo vedere su craft the best upgrade for rats and the rat upgrade combiner. Non me ne può fregare di meno. Grazie, molto, molto gentile. Flying Dutch Rat Ship Well. Flying. Ne abbiamo tipo 1.400.000, quindi. Esatto. Un conduit, dimmi che cazzo me ne faccio di un conduit. Guarda, lo faccio imparare giusto perché non avevo voglia di averlo in mezzo alle balle. Poi, Rat Upgrade, Basic Ratleantean. Ratleantean, Basic Ratleantean. Veramente. Questo c'ha un valore di EMC, tra l'altro, no effect. Ok, grazie, molto molto gentile. Ratinator, Half Machine. Half machine o half rodent, fires through a laser at target. Ok, interessante. Non me può fregare di meno. Vediamo, vediamo, vediamo dov'è. Questo è il Ratinator. Ci manca solo il charged, vattela pigliando il culo. Ratinator, top. Grazie. Rat upgrade psychic. Rat upgrade. Psychic, eccolo qua. Abbiamo tutto. Bim, molto interessante. Feral Bite, cazzo è questo? Feral Bite. Ne 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 ne
il Rabbids Food Foot a sto tizio, sto deficiente, dovrebbe darci l'accesso a quelle cose là. Allora, noi ne abbiamo bisogno di 7, di 6 mi sembra, no? Andiamo a vedere, sì, 6. Uno ce l'abbiamo già, quindi altri 3, grazie. Per favore, Cicco, Cicco Marracco, vai. Poi vi farò vedere il piano di sopra, ragazzi, eh? Parleremo anche del piano di sopra. Dai, 4. E 5 os. Quindi abbiamo detto Feral Bitte. Bitte, che non è per favore in tedesco, ma è semplicemente morso in inglese. Molto, molto bene. Molto bene. Qua cosa ci mancava? L'armatura. Perché voleva l'Arcane Technologies. L'arcane argatto e artopo. Voleva il Beacon. No, no, fermo. Esatto, fammi questa. Stai calmo. Stai molto calmo. Dammi anche l'altra che tanto probabile, anzi sicuro al 100% ti serve. Cioè mi serve. Quindi abbiamo detto Raz. Adesso fammi l'armatura. Non ho un'armatura di diamante, incredibile. On the street the young men die, the children cry. Ma io non gli avevo detto di buttare tutte queste ghost pirate Cutlass. Cutlass ripara, Cutlass risostituisce. Cazzo, ci sono delle galline qui sotto, vorrei capirlo. Abbiamo detto infatti. O ce ne sono talmente tante che io non mi accorgo della differenza, oppure, raga, non la stai eliminando. Ma mi pare strano comunque. Mi sa che secondo me ne abbiamo talmente tante che non c'è, le sta togliendo piano piano e non ce ne accorgiamo. Vabbè, comunque frega cazzo, intanto abbiamo l'inventario infinito, quindi non me ne può fregare, anche se me lo riempie del tutto, cosa che è impossibile però. Allora, potato questo, esatto, questo cosa. Allora, prima di tutto ci vuole il gem cutter upgrade, perfetto. Poi allora c'è veramente
Così. Poi qual è l'altro oggetto, scusa? Questo. Assorted vegetables. Allora, prima di tutto andiamo a fare la roba assorta vegetable. Andiamo a prendere upgrade, quello là per il cuoco. L'upgrade per fare il cuoco, che non ho, giustamente, ma quando mai. E cosa vuole? Le torte, ragazzotti, vuole le torte, però te la prendi su per il delle Thanos, perché effettivamente ha un valore di MC, la stronza, quindi non ce ne può fregare de meno. Quindi chef upgrades, facciamo così, vuole un rat upgrade normale. E andiamo a craftare il rat upgrade chef. Ehi chef, tieni. Ora mi devi dare quel cazzo di... Che poi minchia, veramente, ragazzi, ci sono certe cose. Confibialdi, non so. E da 50 cosciotti, porca la miseria. Potato knives. Allora, prima di tutto ci vuole il gem cutter, dicevo. Allora, gem cutter, quindi cacao più baked potato, potato pancake. Ok. On the street, the young men die, the children cry. Param, param, param. What has he done? Ta-ra-ra-ra-ra-ra. What am my son? They stay a while. I stay home. Na 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 na. Cambiamoti l'upgrade, ti diamo il call. E dobbiamo aspettare un po' di... Allora, in teoria ce ne serve uno solo, no? Quindi 6 in teoria di questi oggetti. Poi lo diamo al gem cutter un'altra volta, ci dà il centipede. E poi allo chef che ci dà, ovviamente, quell'altro upgrade, quell'altro oggetto là. Dai, così almeno, raga, mi sento meno in colpa che givandomi le cose. Cioè, veramente... No, cosa ho visto? Altri due upgrade che non avevo fatto. Voodoo Dull. Ok, io spero con tutto quello di avere tutto. Poi Dragon Wing. E poi ovviamente c'è l'Ice and Fire di mezzo. Giustamente. Allora, levati dalle balle. Gli dobbiamo dare adesso God and my son. Cioè, spiegami come degli oggetti ottenuti dal Coal e dei pancake di patate mi danno un verme. Spiegamelo, perché non ho effettivamente capito. E poi da un verme otteniamo una patata. Sì, secondo quale logica? Va bene. Raga, non facciamoci più domande, tanto ormai la stiamo mandando a fanculo questa mod. Rat upgrade combiner. Rat upgrade combiner. Io spero con tua zia che non mi chiedi di nuovo. Poi serve il rat upgrade separator che si ottiene. Oh cazzo. Rat lantern automaton. Che cazzo? Allora, cosa serve questo? Sai una cosa? Non mi interessa. Metto papale. Solo che il problema, raga, è che... ma io mi ricordo, no? A occhio e croce, che nella... Dov'è? In Ratlantis, noi... stavamo spawnando... No, stavo... Cos'era quel fantasma che mi è apparso all'improvviso? All'improvviso mi innamorai di te e il cuore mi batteva.
Allora, scusami un attimo, l'automaton, no? Sto cesso a pedali, dov'è? Automaton, drop from the feral ratbot, or you can transform it with an archaeologist rat. Non mi interessa. Allora, a me interessa spawnare il rat. No, com'è che si chiama? Allora, noi serve, mi ricordo, non mi ricordo che cazzo mi serve. Mi serve quella specie di. Ma perché mi dimentico le cose? Allora, noi dobbiamo fare un oggetto ben preciso, no? Tipo un upgrade. No, che cazzo era? Questo, ecco. Insert Ratlantean Automat. Allora, vado un attimo in bagno, ragazzi. Io sto veramente, guardate. Ma ci deve essere scritto da qualche parte. No. Mi serve sapere come spawnare l'automaton. Non believable. Tanto questo l'abbiamo già usato, quindi effettivamente. Allora. Dov'è? Questo lo posso craftare? No. Questo qua. Ci mancano. Questi. Allora, facciamo una cosa. Questi me ne puoi fare tre. Ok, missing 12 di quelli. Ok, non è effettivamente un problema. Allora, com'è che si fanno questi? Così, tieni. Ora, tre. Molto bene. E questi ci siamo levati alle palle. Poi, cos'è che ti mancava? Questo corrupted vattela pigliando il culo. E ce l'abbiamo. Infine, l'avatar di Ratlantis, ok, abbastanza semplice. Non believable. Perfetto. Interessantissimo. Ci manca come spawnare. Allora, vabbè, facciamo innanzitutto gli altri due upgrade, no? Quindi Rats, Upgrades, quello del drago. Eccolo qua, lo mettiamo di là. E poi la Voodoo Doll. Questo qua, no, questo no, questo. Allora, dovremmo avere tutto. Perché le scales? Perché c'è chi scende e c'è chi scales. Però se noi facciamo così, dovremmo essere in grado di fare una cosa. No, non siamo in grado di fare un cazzo. Ah, perché vuole. No, ho capito. Bene, facciamo così. Cos'è che ti dà fastidio? Scusa, boom. Così. Ah, una e due. Giusto? Me ne servivano due. Ok, possiamo buttare tutto dentro. Poi, cosa mi serve? Questo coso qua. Che ovviamente possiamo. Però, posso levarmi dalle palle da qua. Scusa, ok. Questo lo buttiamo qui dentro. Quindi ci serve questo. Sta lagandino, eh. Sta lagandissimo. Facciamo così. E poi il dragon upgrade. Can fly and breathe fire. Non prenderà fire damage. Sì, interessante anche questo, però il problema. Na, 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 na. Param pam 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 param pam pam para pam param pam pam. Cioè, qui l'unica cosa che ci manca, raga, è fare il come si chiama? Il separator. Che io vorrei capire. Dove minchia posso far spawnare. Allora, Rats. Vediamo se c'è una guida ai ratti. Un liberculo che ci spiega come spawnare. Vabbè, me lo devo cercare su internet.
Ma vaffanculo, veramente. Cioè, è tipo un golem. È tipo il golem di. Allora, ci servono questi così. Vabbè, giustamente tu mi mandi la pagina a fanculo, porca puttana, le pubblicità di merda. Vaffanculo. Allora, mi servono tre di questi. Poi mi serve il core di questa città. E poi ovviamente una testa de gazzo. Perfetto. We can rebuild. Sì, grazie, molto gentile. Allora, facciamo così. No. Così, 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 così. E così. Ah, sei un boss. Aspetta. Aspetta, aspetta. Mob. Grazie. Finito? Bravo. Allora, nel caso ovviamente ci serva un'altra volta farlo, abbiamo il mob swapping, vattela prendere il culo, e li possiamo spawnare. Quindi assolutamente meglio di così non poteva andare. Allora, Raz di nuovo. E finiamo questa mod inutile con il Rat Upgrade Separator. Raga, veramente io odio tutto quanto, tutte queste cose, perché veramente siamo obbligati a farlo, perché questa cosa non si sblocca fino a che noi non finiamo tutte le altre quest. Quindi fino a che noi non completiamo tutti i capitoli precedenti, ci attacchiamo al cazzo e tiriamo forte, raga. Ci manca la VUT, che ovviamente non dovrebbe essere molto difficile da fare, più la Project Tech, che ovviamente, ragazzi, per quella ci vuole troppo tempo. Per quello mi avete visto, diciamo, con altri oggetti relativi all'MC Maker. Due trofei, raga, meno 2 più la roba creativa. Allora, arriviamo al dunque, perché prima di chiudere, ragazzi, vi faccio vedere cosa c'è qua. Intanto mettiamo le magnette. Qua abbiamo un paio di villaggeri che praticamente mi danno la pixie dust. Voi starete dicendo: cosa serve la pixie dust? Avete anche ragione. La pixie dust, è presto detto, serve per fare l'MC Maker, le cose dell'MC Maker. Quindi, veramente. Raga, veramente. Allora, una cosa che voglio assolutamente fare. Sì. Andare a vedere quanti EMC ha farmato nel frattempo. E poi chiudere effettivamente. Una merda, praticamente. Una minchia di niente, una minchia di niente. Tanto loro dovrebbero spawnare le chest, ma non l'hanno. L'hanno fatto una o due volte e poi basta. Non è che sono sforzate più di tanto. Va bene, ragazzotti, allora io direi di togliere anche questa roba che ovviamente è in mezzo al cazzo e non ci serve più. Io direi di chiudere la puntata qua. Stiamo arrivando veramente alla fine del modpack. Poi, come detto precedentemente nei video e anche nelle live, ragazzi, sono alla ricerca di un nuovo modpack, dove andremo a farmare enormi quantità di oggetti, tipo un po' la Esosocraft di MK. Però, ragazzi, con alcune regole, ovviamente, che dobbiamo seguire. Per esempio, se abbiamo la Project E, non dobbiamo utilizzarla per ottenere gli oggetti, tipo andare qua a prendere, ok, prendo tipo 64 milioni di questi oggetti e allora ho finito. No, assolutamente no. La Project E ci sarà, la utilizzeremo, ma solamente per magari tipo l'armatura, gli strumenti, i talismani, gli oggettini così facili facili. Non utilizzeremo per niente l'orologio, se non magari tipo in puntata per accelerare alcuni processi. Ma nelle farm non avremo nessun tipo di orologio, di Watch of the Flowing Time. Ecco. Oltre, anche perché è molto pericoloso come strumento. Oltre a questo, raga, l'obiettivo della nuova serie, quella che arriverà dopo di questa, sarà quello di farmare, come ho detto, innumerevoli quantità di oggetti. Quindi dovremmo assolutamente fare in modo di avere. Adesso voglio, sono curioso, c'ho 314.7. Sì.
Sì. Ogni volta che io uccido uno di questi dei ratti, praticamente mi aumenta, perché lo vede come un villaggero, raga. Lo vede come un villaggero e quindi pensa che stia uccidendo un villaggero. Quindi ragazzotti, io vi saluto qua, noi ci vediamo alla prossima puntata della Ragna Mod 6, probabilmente una delle ultime, non dico la penultima, non dico la terzultima, ma una delle ultime. Siamo alla 72-73, quindi probabilmente arriveremo a un 75-80 episodi con la Ragna Mod 6. Alla prossima!